Ciao ragazzi, video prodotti finiti, baby, ho registrato anche il video prodotti finiti, invece cosmetici che ho utilizzato per me, vedete il video precedente a questo. Allora, inizio, spero che non sia troppo sparaflesciata la luce, ma d'altronde questa oggi, già una giornata di sole bellissima, ma è freddissimo. Sono uscita col nano stamattina e l'ho super imbottito perché era veramente fredda la giornata. Allora, iniziamo subito. Inizio con le salviette della Lidl. È un pacco, tra l'altro, il nano dorme, ma mi sa che così lo svegliamo. Avevo trovato questa qua che è la XXL in offerta, credo di avergli dato sui 2 euro, 2 euro e mezzo, comunque molto poco, sono 80 più 20 in regalo, mi pare. E sono queste qua, sensitive, perché ce ne sono di diverso tipo, però avevano un inci peggiore. Queste hanno un allora c'è il finoxentanolo che leggevo che non è al massimo. Allora io le uso praticamente solo per togliere via la pupù, poi tanto sciacquo dopo con detergente acqua, non lascio mai praticamente il liquido della salvietta sul bambino. Alla pipì non passo le salviette e quando passo comunque solo acqua e detergente a volte, ma delicatissimo. Questo è l'inci, spero si veda. Devo dire che non sono male, non hanno granché profumo ovviamente, hanno una buona percentuale di aloe perché subito dopo l'acqua nell'inci. Devo dire che con il bambino non mi hanno dato problemi e niente, insomma, le ricomprerei, insomma, se fosse in offerta. Mi trovo ancora meglio con un altro tipo. Ecco, la cosa che non mi piace è la confezione così, con l'adesivo. Mi trovo meglio con un paio di salviette che si chiamano Bebel, poi ve le farò vedere, ma trovo fatalità nel mio supermercato piccolino che ho qui in zona, perché altrimenti non è una marca che ho visto in giro da altre parti, e però ha la chiusura quella tipo della Pampers più dura, no? E la trovo migliore per salvaguardare la freschezza delle salviette. Poi altre salviette che ho provato sono queste qua di Aveno. Le avevo prese ancora che ero incinta io queste. Allora, non è malissimo l'inci, però non mi sono piaciute tantissimo. Erano poco bagnate e anche questo hanno questa cosa che è poco pratica, soprattutto se per esempio le si lascia, non so, nella borsa del cambio, non. O comunque non le si usa tantissimo, è un attimo che poi è proprio poco pratica nel momento del cambio, cioè sta parte adesiva devi prenderla per forza con 2 mani o comunque devi star là, mentre quelle che hanno la parte rigida, fai solo il click, tiri fuori, con una mano riesci. Sembra una stupidata, ma con un bambino che si muove, all'inizio adesso si muove sul fasciatoio, che veramente non posso distrarmi un attimo, mi trovo in difficoltà anche con queste piccole stupidate. Altre che ho provato sono queste della Fria, e queste, ecco, vedete, questa ha la cosa rigida che è praticissima. Speriamo di non sbagliarlo. C'ha un inci, insomma, non malissimo. Leggevo che tra i prodotti migliori sono quelli dei supermercati Todis per bambini. Io qua non ne ho come inci. Riesco a trovare, ecco, le salviette, per esempio, queste qua, la Fria Eco Baby. Non mi ero trovata male, devo dire la verità. Mi sa che. Esatto, l'odore non mi piace tantissimo, però sì, preferisco un ingrediente un po' migliore che magari l'odore, ecco.
È molto difficile. Allora, il problema secondo me di queste salviette è che se uno inizia a spenderci 5-6 euro su un coso di salviette, seppur le uso poco, sono un po' sprecate per me, nel senso che io, cioè, le uso veramente a mo' di fazzolettino di carta, infatti a volte uso i fazzolettini che non sono neanche imbevuti. È che con la pupù vado meglio, insomma, magari se sono un po' bagnate. Però ecco, quelle proprio bio 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 senza tante schifezze, che sono fatte anche con fibre di cotone naturale, cioè non, ottime, però per un budget di vita un po' maggiore probabilmente del mio, ecco, io queste qua le, comunque alla fine ne ho usate, non è che perché comunque se sei via devi usarle. Io per esempio, se sono in qualche centro commerciale che lui mi fa la pupù, mi è capitato, ho usato la salvietta e poi sotto il lavandino l'ho comunque sciacquato, perché di solito mi porto un asciugamanino. Però ci sono situazioni per cui, non lo so, siamo andati in viaggio e la pupù me l'ha fatta, cioè io in autogrill mi fidavo molto poco a metterlo sotto al rubinetto, cioè, quindi ho usato la salvietta e l'ho cambiato e l'ho sciacquato appena siamo arrivati, quindi comunque in alcune circostanze bisogna usare le salviette. Poi, ragazze, allora, qui, aspettate, mi è caduto. Allora, questo è amido di riso, puro amido di riso, era fatto tipo a talco, quindi non a grani grossi. E beh, inci è solo orzi, saitiva, ok, 300 grammi, mi sa che l'ho pagato, c'è il prezzo? Non ricordo, credo sui 5 euro, comunque abbastanza. Io ho provato a vedere in internet, più o meno siamo là con i soldi dell'amido di riso. L'unica cosa, questo secondo me è ottimo da usare al posto del borotalco, per esempio d'estate succedeva, siccome è un po' cicciottino, nelle falde del braccio, tipo qua sotto o sotto il collo, a volte si arrossava. Io gli mettevo un po' di polvere che è ottima, insomma, per lenire i rossori, e quindi l'ho trovato migliore per quest'uso qua. Per fare il bagnetto va benissimo quello in chicchi. Noi ne usiamo tantissimo di amido, perché io li faccio ogni sera comunque con l'amido, perché l'amido è molliente, gli lascia una bella pelle, se ha dei rossori li attenua, soprattutto d'estate è rinfrescante, mi è piaciuto tanto usarglielo. Ovviamente devo usare anche dei detergenti, quindi a volte capita che magari gli faccio la doccetta, quindi lo lavo con il detergente suo, faccio lo shampoo, dopodiché lo lascio in ammollo, gli preparo la vaschetta, lo lascio in ammollo 10 minuti, un quarto d'ora. Nel frattempo io cerco di struccarmi, di fare le mie preparazioni pre-nanna mentre lui è nel bagnetto, in modo che stiamo lì vicino, insomma, ce l'ho sotto controllo, ma nel frattempo riesco a fare qualcosa anch'io. Comunque sì, ottimo, soprattutto se appunto usato come borotalco. Allora, questo Nature's, questa linea a me piace tantissimo, è credo la mia preferita. Quando non devo far casino ne faccio. Vabbè, non riesco a tagliare queste parti, scusate, perché è già tanto che riesco a fare il video. Allora, questi sono i prodotti, vi faccio vedere l'inci. L'ho tenuta la scatola proprio per l'inci. Allora, vi dico che cioè, no, non è per niente stra ottima, cioè nel senso, comunque al profumo, per bambini che magari sono sensibili, hanno dermatiti, non lo so se si vede.
Comunque se cercate sulla app di Beautiful la trovate. Loro dichiarano comunque che il profumo è senza allergeni, che il 97% è origine naturale, il 99% degli ingredienti vegetali è di origine biologica. Allora, il profumo a me fa impazzire. A me piace tantissimo. Devo dire che mi dura da agosto. L'ho appena finito, ce n'è ancora un goccio. Riesco a fare l'ultimo bagnetto stasera. Agosto, tutto agosto. Quindi agosto, settembre, ottobre, novembre. Metà dicembre, quasi 5 mesi, anche perché insomma ce ne vuole una goccetta per un bambino del genere. A me è piaciuto molto, non ho avuto problemi per la sua pelle, è un bambino che comunque non ha dermatiti, non ha problemi e quindi insomma niente, devo dire che a me è piaciuta tantissimo questa linea. Ho anche la cremina corpo, l'ho strausata quest'estate, perché lasciava proprio un profumino sulla pelle bellissimo. Lo so che i profumi non vanno bene sulla pelle. So anche però che siccome il bambino c'ha sempre di latte rigurgitato, quando gli facevo il bagnetto gli mettevo sta cremina, per almeno per un paio d'ore profumava. E quindi insomma, se il bambino non ha grossi problemi, credo che si possa anche non essere eccessivamente prudenti, nel senso che proprio di zero profumo. Ogni tanto il profumino è anche carino da sentire, il profumino da bambino. Poi un amido, scusate, faccio così perché sennò con cui mi sono trovata bene è assolutamente questo della EOS, amido da bagno, si vende in confezione così, costa 4,80-4,50, sono 2,50 grammi, 250 grammi, questo è in grani grossi, in cristalli, in cannoli, qua li chiama. Ovviamente l'unico ingrediente è l'amido, perché il problema dell'amido che costa poco è che è tagliato con altre cose, perché ci sono gli amidi da 2 euro, quello nella scatola blu per capirsi dentro, però non è puro, quindi io questo sono sicura che se lui mette le manine, se lo ciuccia, perché è così nel bagnetto, si schizza l'acqua negli occhi, non ho problemi. Mentre se prendo gli altri ho un attimino di paura, insomma, che non vada bene. Sempre dei fiori di cotone è la baby crema, che però siccome ho finito in ferie, ho buttato questa qua. Il recipiente ha la stessa ovviamente profumazione e l'avevo presa in combinata, non perché c'era un'offerta, perché mi piaceva la profumazione. Credo siamo sui 10, 7, 8 euro, insomma quello range, non è proprio economica. Poi questo bagnoschiuma, che è questo qua, fiocchi di riso, queste sono assolutamente senza profumazioni. Qui c'è l'inci, comunque non era male. Poi io non ho avuto assolutamente problemi con il bambino. La profumazione è molto neutra, non è un granché. Sa di me è perché proprio si chiama sa di me perché non ha profumazioni particolari. Difatti, se non mi sbaglio, non ha proprio il profumo. No. Ha un aroma naturale alla vaniglia. Esalta il naturale profumo della pelle con olio di babassao e olio di oliva certificato biologico. Questa fiocchi di riso la fanno qui a Padova. Non so se da voi in altre città la potete reperire. Comunque da Io Bimbo l'ho trovata, oppure in alcune farmacie. Io Bimbo a Silea, quindi sotto Treviso, per chi è della zona. Non so se Io Bimbo esiste anche in altre città e non so se questo marchio venga prodotto in altre città, venga distribuito. Comunque a me è piaciuta moltissimo. Devo dire che l'unica cosa è che rispetto all'altro non ha profumo, quindi l'altro era una coccola di più, cioè quando volevo sentire questo pargoletto profumato. Altro detergente che ho provato assolutamente, che mi è piaciuto,
è questo detergente ultra delicato della Natura Verde. Hanno un packaging favoloso. Ecco, questo vince per il packaging. Io questo prodotto inizialmente l'ho comprato perché mi piaceva da morire il packaging. L'unica pecca che ha, allora, la profumazione è nì, non, però va bene. La pecca che ha è che era un po' liquidino, cioè mentre questi hanno un effetto, sono un po' più densi, quindi io mi metto una goccetta in mano, me lo passo con l'acqua, lo schiumo, diciamo, e poi lo passo addosso al bambino. Questo qua ne usavo un po' di più perché mi scivolava proprio nel mentre che lo. Secondo me questo andava bene col dispensore. Quindi, siccome magari tieni con una mano il bambino, con una fai così e me ne usciva il triplo di quello di cui ne avevo bisogno, mentre questo, essendo un po' più denso, riesco ad usarlo meglio. L'inci è questo, io non so se poi si leggeranno, però credo abbia, no, sì, ha come ultimo profumo fragranza. No, devo dire che non mi sono trovata male. Poi alla fine li sto un po' provando tutti e ruotando. Io non, fortunatamente ho un bambino che non ha problemi di pelle strasensibile. Non ho mai avuto un rossore da pannolino. Se volete la mia ricetta segreta, ve la do in un video. No, nel senso, sì, io ho sempre fatto, ho sempre seguito la prassi del lasciarlo il più possibile asciutto, senza creme e cremine. Secondo me i bambini si difendono da soli dalle aggressioni esterne. Ho provato veramente anche tanti pannolini, non ho mai avuto problemi, quindi probabilmente sono anche fortunata con un bambino poco, insomma, con una pelle poco sensibile. Poi, questo ne ho in bagno. Shampoo delicato, fior di me, l'ho usato anche per me. Allora, a me piace molto, per il bambino mi piace tantissimo, soprattutto perché lascia il capello morbido e quindi quando gli accarezzo la testina bella morbida morbida, me l'avevano fatto provare in un flaconcino che mi aveva dato la farmacista e mi ha detto guarda, tornerai a prenderlo. In effetti, finito il campioncino, poi l'ho preso perché mi è piaciuto tantissimo. Con proteine idrolizzate di riso, estratti vegetali di seta, sesamo, cotone e malva, senza conservanti, SLS, SLS, tensioattivi, aggressivi e profumi. Difatti non ha profumo, nel senso anche il profumo qua è un po' sni. Questo è l'inci. Io cerco comunque di comprare buoni prodotti. Ovviamente, se c'è qualche ingrediente che non è biodegradabile o che non è strettamente biologico, me lo faccio passare perché, ripeto, non ho un bambino che mi ha manifestato problematiche di pelle, per cui cerco quantomeno di testare più prodotti e vedere soprattutto su di lui che non abbiano problemi. Dopo vado anche un po' in base alle offerte, anche perché ho notato, no, un bambino secondo me non costa particolarmente tanto, costano i genitori, nel senso che sono io che a volte spendo tra virgolette più del dovuto, cioè invece di avere un giubbotto ne ho due perché invece di comprarmi adesso io il vestito compro a lui qualcosa. Esempio, i bambini costano sì, ma relativamente, insomma, io sto allattando quindi non ho spese di latte artificiale. Col senno di poi farò anche dei video. Ci sono delle cose che probabilmente si comprano per come si dice, per lo standard societario in cui viviamo, come il trio, che col senno di poi non so se acquisterò. Io ero in dubbio anche prima, però l'ho voluto comprare a ogni costo, era come un passo, no, da fare che non vedevo l'ora di fare. Col senno di poi probabilmente avrei comprato le cose separate, magari anche usate, perché tipo il sediolino si usa, cioè io adesso devo cambiarlo, lui ha 5 mesi, però è lungo
e vedo che sta stretto nell'ovetto. Quindi mi è durato 4-5 mesi, non di più. Un bambino magari che nasce piccolo, il mio è nato piccolo però è cresciuto tanto, un bambino che magari rimane piccolino lo sfrutta anche un paio di mesi in più magari rispetto ad Antonio, però nel mio caso ecco probabilmente comprerei, che ne so, l'ovetto che si usa poco, usato in modo da non spendere tanto, comprerei la navicella altrettanto usata o comunque magari un po' più economica, perché tanto anche il Bella, quello che vuoi, dura 2 o 3 mesi, perché poi lui non ci stava più dentro. D'estate, tra l'altro, era calda, quindi non ci dormiva granché volentieri. Non so, ci sono delle cose che adesso sto un attimo divagando, che non ricomprerei. Casomai farò un video a parte, sui pentimenti. Allora, pasta per il cambio della Bema. Ok, questa qua l'ho comprata da Tigotà. In realtà ce l'ho ancora quasi piena, però avevo tenuto questo, ormai me ne libero. Questo è l'inci, qua non si vedrà proprio niente. Gli inci della Bema sono un terno all'otto perché sono piccolissimi. Vabbè, lo vedete sull'applicazione. Acqua, rosa damascena, sono i primi due ingredienti, insomma. Devo dire che l'ho usata un paio di volte, più che per rossori da pannolino, nel giro coscia, siccome c'è cicetta, d'estate sudava e si arrossava, e l'ho usata lì perché comunque contiene come si chiama, dell'ossido di zinco, e quindi insomma era un calmante. Devo dire sì che ecco, l'unica cosa è bruttissima la composizione, intanto il colore color fango, e sembra che gli stia mettendo fango, profumo quello che è della Bema. Devo dire che i profumi mi piacciono e anche no. Poi ho dei campioncini. Beh, questo è il baby bagno shampoo che poi ho comprato della Natures e mi è piaciuto tantissimo. Idem per la crema che è buonissima, la metterei anche addosso a me. Ho provato lo shampoo lavanda eucalipto, ma io dell'Alchimia l'avevo anche al tempo comprato e finito. Sì, l'ho usato quando ero in ferie. Linea Bimbi della Elan, a me non piace, non mi piace la profumazione. Ho ancora dei campioncini, li porto in borsa così, però non mi è piaciuto tantissimo. Anche della Bema, ho altri campioncini di shampoo, eh? Non mi fa impazzire per esempio la profumazione, probabilmente l'inci è perfetto. Sì, non vedo schifezze dentro, vediamo se, ma dubito che riusciate a leggere l'inci. Poi dell'EOS, questo ecco, questo lo comprerei, mi è piaciuto tanto, è un fluido, una cremina molto leggera, mi piacerebbe molto d'estate per il bambino, l'odore è niente di che, fluido totale, e di questo anche il detergente odermico, mi sembra, ho provato e mi era piaciuto molto. Poi Simple Natures, questo che poi ho acquistato. Questa è per il seno. Ho avuto due episodi dove si era screpolato, avevo un taglietto sul seno, ho usato la Clemulinas, questa è sempre della Fiocchi di Riso. Invece di usare la lanolina, ho usato questa che comunque ha acqua, olio di emo, setaril alcol, sorbitolo, potassio, c'ha della lanolina e del colostro sintetico. Invece di usare quella della Medella, perché l'ho provata, era troppo appiccicosa, ce l'ho la Pureland 100 e a me per esempio non era piaciuto granché, anche perché d'estate si sudava, cioè dovevo sempre stare praticamente col seno scoperto, che comunque è la migliore terapia se hai taglietti, olio di oliva e seno scoperto. Prima strizzavo e lasciavo una goccia, che si assorbisse una goccia sul capezzolo, che è praticamente il colostro che fa da
All'inizio il colostro, poi il latte, insomma, fa da barriera e sanifica. E poi mettevo magari questa. A me è servita, ho comprato la full size. F poi fatalità non mi è più venuto fortunatamente nessun problema, quindi niente, l'ho lì nel cassetto in caso di evenienza. Niente, io ho finito con i prodotti. Spero adesso di registrare un video, magari sul mio parto, se ce la facciamo, perché magari il nano mi lascia. Ciao ragazze!